le promesse volano così come il vento. Ci troviamo in Piazza Madonna delle Grazie e vedete alle mie spalle tutta una schiera di cassonetti. E ci sono delle attività commerciali che proprio si ritrovano di rimpetto ai cassonetti, il che ovviamente crea problemi, quando invece il progetto originario era che lì, oltre il palo, alla mia sinistra, quindi all'estremità sinistra, dovevano essere appunto allocati. Vedete? Proprio lì, mentre sono alle mie spalle, guardando me all'estrema, alla mia estrema sinistra. Questo era il progetto, la collocazione dei cassonetti stabilita da Chima Ambiente AMIU, non certamente da me. Poi, stranamente, misteriosamente, i cassonetti rimangono qui, proprio dinanzi alla piazza e dinanzi alle attività commerciali che operano anche nel settore appunto alimentare. Cosa di non poco conto mi facevano rilevare, che quando sollevano i cassonetti, l'apparecchiatura, la macchina specifica per svuotarli, praticamente arrivano, la macchina arriva quasi al primo piano a casa dei poveri abitanti di questa zona, poveri loro ad avere la sfortuna di avere questi cassonetti qui sotto. La macchina tra poco entrerà in camera da letto, quando, come detto poc'anzi, potevano essere e dovevano essere allocati più avanti alla mia sinistra lì, come ho già evidenziato precedentemente. Una situazione davvero strana, curiosa. Forse la mano destra non sa cosa fa la sinistra. Bisogna imparare, signori dell'AMIU, signori dell'amministrazione comunale, a prendere un impegno e a portarlo a termine. Questo purtroppo non è accaduto. Allora, se voi vorrete fidarvi ancora di chi vi fa promesse e non le mantiene, ci avete Melucci e Musillo. Se volete una persona che in 21 anni di attività giornalistica ha combattuto contro tutto e tutti per difendere Taranto, è molto semplice: una croce su Luigi Abate sindaco, un'altra croce su Taranto senza Ilva. Non c'è altra scelta. Taranto o vive o continua a morire.